buongiorno, benvenuti su Mitico Channel e On Tech con Rosanna. Stamane siamo qui per parlare di cinema e ne parliamo con Valentino Gianni. Buongiorno Valentino, buona domenica. Buongiorno a voi. Siamo ospiti del Bed and Breakfast Villa Etro e chiacchiereremo appunto con un giovane tecnico del suono. Valentino Gianni nasce ad Acquarica del Capo, vicino Santa Maria di Leuca, provincia di Lecce, e subito dopo il diploma si reca a Bologna per laurearsi in lettere. Contemporaneamente frequenta la Scuola Sperimentale di Cinema a Roma e diventa tecnico del suono. Ma vogliamo sapere come mai questa scelta, Valentino. Noi sappiamo che hai incontrato il cinema subito dopo il diploma, vero? Per una produzione che si faceva sulla tua terra, ce ne vuoi parlare? Sì, diciamo, una volta finito il liceo, per caso sono stato coinvolto nelle riprese di un film che era proprio nei paesi vicino al mio, quindi per una serie di ragioni molto fortuite sono stato coinvolto per un ruolo tecnico marginale. Tecnico, quindi? Sì, ma diciamo un ruolo per cui oggigiorno ormai si chiamano delle persone volontarie per farle entrare un po' nell'ambiente, capire come funziona. Quindi no, assolutamente non è un ruolo qualificato, era un ruolo così marginale. Però mi dava la possibilità di vedere come si svolgevano le riprese di questo film, cosa che io ovviamente non avevo mai visto e non sapevo nemmeno di cosa si trattasse prima di allora. E questo, diciamo, mi ha aperto un po' tutto un universo di cose che non conoscevo, che ancora in quel momento non avevo capito che sarebbero potute diventare la mia professione. E questo è successo solo un po' più avanti, quando un po' di fili si sono riallacciati e un po' di cose sono tornate. Quindi la passione per il cinema nasce proprio come passione da sviluppare dietro la macchina da presa, non come attore. No, ormai sono troppo timido per poter pensare di fare un ruolo del genere, in cui bisogna comunque mettersi in mostra, essere sempre protagonisti. Preferivo avere un ruolo subalterno, ma importante comunque secondo me, però non così appariscente, ecco. Sappiamo che per poter entrare alla Scuola Sperimentale del Cinema ci hai messo un po', ma avevi fatto richiesta proprio per lavorare e imparare ad essere tecnico? Allora, diciamo, il centro sperimentale insegna tutti i mestieri del cinema e quindi io inizialmente, di cui molti sono mestieri tecnici, inizialmente ho fatto domanda, il primo anno in cui ho fatto domanda, sia per il corso di suono che per quello di fotografia, perché appunto nella mia prima esperienza lì come volontario ero più affiancato al reparto di fotografia e quindi inevitabilmente mi ero fatto trascinare un po' da loro in questo indirizzo. Tuttavia però, lasciando da parte il fatto che non sono stato ammesso anche per altre ragioni, nell'anno che è passato poi tra quella prima domanda e la successiva, ho capito che la fotografia non era quello che a me interessava fondamentalmente, non era quello a cui mi sentivo portato. E ho capito invece che poteva essere il suono, e così il secondo anno ho fatto domanda direttamente al corso di suono e solo a quello, e diciamo, già facendo domanda ero convinto che sarei stato ammesso, perché avevo capito che... Insomma, era la tua strada. Sì, no, avevo capito che sarei entrato, perché forte anche dell'esperienza dell'anno prima ero più sicuro e motivato. Possiamo spiegare ai nostri amici di cosa si occupa un tecnico del suono, un microfonista? Allora, all'interno del suono di un film lavorano varie persone in varie fasi. La mia professione è quella che interviene per prima nel suono, in tutto l'apparato del suono di un film, e fondamentalmente io sono quello che è la persona che è sul set ed è deputata a registrare per il 90% i dialoghi del film. Poi tutto quello che sono gli altri suoni, effetti, ambienti, musiche, eccetera, sono demandate ad altre professionalità. Però diciamo, il mio compito specifico è quello di registrare i dialoghi. Registrare i dialoghi, quindi quando qualcosa non va durante un dialogo tu fermi gli attori? Fermo tutto. Fermi tutto? Sì, fermo tutta la ripresa e poi la rifacciamo.
Devo confessare che poco fa voleva fermare anche questa intervista perché c'erano dei rumori. Sì, è passato pure un elicottero. E quindi, aereo, sì. Quindi la sua professionalità è tale che lo fa star male. Diciamo, in un film non sarebbe mai successo che noi saremmo andati avanti, ci saremmo fermati subito. Quindi ci si ferma. Com'è vedere il film dietro la macchina da presa e nel caso tuo attraverso una cuffia? Ma è particolare, allora, intanto è bello perché soprattutto quando si ha la fortuna di lavorare con attori bravi, uno vive dal vivo, magari delle scene, è comunque un'esperienza interessante vedere gli attori recitare dal vivo. Io poi sono al loro servizio, quindi appunto il mio compito è soprattutto quello di salvaguardare la loro prestazione, la loro performance, e quindi cerco di fare in modo che tutto quello che loro fanno, soprattutto a livello di interpretazione, venga salvaguardato. E il set non è un ambiente facile a livello di suono, perché l'attenzione, la nostra attenzione come esseri umani è molto selettiva, quindi nessuno nota anche dei disturbi che per me invece sono fondamentali, solo perché una volta che uno capisce il messaggio del verbo, diciamo della parola, se non è necessariamente interessato al mestiere come lo sono io, magari nell'aereo lo trascura, oppure altri disturbi, la porta adesso si chiude, non è questo fondamentale. Questo stormire di foglie. Le foglie, per dire, che sono belle, però se a me creano un problema, magari una persona che non è deputata a quel lavoro, sono cose che passano inosservate. Invece per te sono fondamentali, sì. Il suono deve essere pulito. Cioè non necessariamente pulito, ma deve essere idoneo, a quello che si sta facendo. Ma riesci, nonostante sei attento appunto al suono, a emozionarti per ciò che vedi sul set o ti estranei rispetto alla storia, alla narrazione che prosegue cinematograficamente? No, in ogni caso io sono coinvolto già dall'inizio del progetto, cioè leggo la sceneggiatura, parlo con il regista, diciamo, ci sono varie riunioni con tutti anche le altre persone che lavorano al film, quindi già quando poi arriviamo sul set a girare il progetto nella sua interezza mi è abbastanza chiaro e per quanto mi compete cerco di fare in modo che venga il meglio possibile. Perché poi ognuno dà il suo apporto, diciamo, io faccio soprattutto riferimento al suono, però mi interesso anche di come va in generale il resto, c'è una cosa che mi reputo anche nella recitazione. Ecco. C'è un rumore. che anche nella recitazione magari mi sembra una cosa che a me suona strano, ne parlo con il regista, con chi... Bene, quindi c'è una partecipazione, sì, diciamo, a 360 gradi. A me piace partecipare anche sulle cose che non mi competono, ecco, per quanto questo sembra... Alle volte può dar fastidio, però mi piace intervenire. E quando il film è terminato e montato, lo rivedi tutto? Diciamo, la mia sfortuna è che sono costretto a vederlo durante le fasi di montaggio, post-produzione, quindi lo vedo più volte in più versioni. E quando lo vado a vedere poi finito, ormai ho talmente tante, visto talmente tante volte che alla fine faccio fatica lì per lì a rendermi conto poi del film in sé. Magari è una cosa che mi viene più facile fare quando è passato un po' di tempo. Certo, perché ti sei distaccato da tutta la fase di lavorazione e produzione. No, perché poi appunto una volta che è finito si vedono varie versioni su cui si lavora sempre, quindi magari vedi un film, un primo montaggio, poi una copia un po' lavorata, poi viene tolta una scena, ne viene aggiunta un'altra. Quindi si vedono varie versioni dello stesso film che sono più o meno simili, cambiano piccole cose. Beh, per i non addetti ai lavori è importante ascoltare quello che stai dicendo, perché noi vediamo il film così come è terminato e pare che sia nato così come lo vediamo. Invece no, ci stai facendo capire che sono tantissime le fasi di lavorazione. C'è una lunga, diciamo, dalle riprese all'uscita in sala di un film, cioè in media passerà almeno un anno, perché diciamo, faccio delle stime. Certo. Dal mese al mese e mezzo per girarlo, 2 mesi sui più grandi, poi saranno 3-4 mesi per post-produzione, per montarlo e tutto quanto, poi tutto il resto in genere insomma passano diversi mesi da quando si batte il primo ciak a quando è proprio un parto, una gestazione, un parto. Sì, perché poi al giorno si girano poche scene, cioè, si gireranno un paio di scene, 3-4. Ah, ecco.
Non più di tanto. Interessante questa intervista, perché io perlomeno sto apprendendo tutto ciò che c'è dietro la lavorazione di un film. Valentino, tu hai lavorato tanto e sei un grande esperto, diciamolo. So che dal 2004 al 2015 hai lavorato a 59 produzioni cinematografiche e non è poco. No, vabbè, diciamo, molti sono corti, piccoli lavori. I film veri e propri saranno una ventina, ecco. Non sono davvero pochi, anche 20. E molti film che per la tua professione ti hanno permesso di entrare in nomination per vari premi. Vuoi citarli tu o li cito io? No, vabbè, ho avuto la fortuna di partecipare a dei progetti e sono stati particolarmente riusciti e per i quali appunto ho avuto delle candidature ai Nastri d'Argento e ai Davide Donatello. Vuoi citare i nomi dei film per i quali sei entrato in nomination? Allora, per i Nastri d'Argento sono stati Sonia Taula, un film di Salvatore Mereu, e La vita facile, che è un film di Lucio Pellegrini, col quale lavoro spesso, poi da lì in poi abbiamo lavorato spesso, e il terzo per cui sono stato candidato è In grazia di Dio, che è un film di Edoardo Whisper, col quale in realtà avevo iniziato, è stato il regista col quale ho lavorato nel primo film da volontario, quindi per me quello è stato mi ha fatto particolarmente piacere, perché era un cerchio che si chiudeva. Mentre per i David sono stato candidato l'anno scorso per Lo chiamavano Gigrobò, film famosissimo. Sì, film famosissimo, diciamo, anche siamo rimasti anche noi stupiti dal successo che ha avuto. E quest'anno diciamo, il premio è un po' cambiato, quindi quest'anno non suona più solo il fonico di Presidetta, ma tutto il comparto suono, quindi tutte le persone hanno lavorato al suono per il film Indivisibili. Bene, noi ti auguriamo un grande in bocca al lupo affinché tu possa continuare a riscuotere i successi. E Valentino, adesso stai lavorando a qualcosa? Ho finito da poco un film per la televisione e adesso ho iniziato un altro lavoro che dovrebbe essere pronto per l'autunno. Ah, bene, quindi siamo pronti a vedere il tuo prossimo lavoro. Però Valentino Gianni, un leccese che vive a Roma e si trova di domenica mattina a Foggia. Io non voglio svelare niente, voglio che sia tu a dirci qual è questo strano e particolare rapporto che ti lega col Foggia. È semplice, si chiama Foggia Calcio. Foggia Calcio. Sì, diciamo, c'è poco da dire. Ho avuto la fortuna di imbattermi in questa squadra di calcio che ormai tifo da quasi 20 anni e per la quale nutro grande passione. Quindi un cuore foggiano da 20 anni. E certo, i telespettatori di Mitico Channel saranno ben felici di sapere che tu tifi per il Foggia. E come mai sei qui oggi a Foggia? Beh, diciamo, gli spettatori di Mitico Channel lo sanno benissimo, ma sono qui perché c'è una partita e quindi sei venuto. Ho fatto questa scampagnata da Roma e andiamo allo stadio. Bene, allora, vuoi augurare qualcosa oggi per il Foggia? È la vittoria, senza dubbio, senza dubbio alcuno. Allora, forza Foggia! Sempre forza Foggia. Bene, in attesa di vedere e continuare a seguire il lavoro di Valentino Gianni, che comunque Mitico Channel già segue, e noi insieme vi salutiamo, ringraziamo nuovamente Villa Etro, Bed and Breakfast appena aperto qui a Foggia, e salutiamo gli amici di Mitico Channel e di Un Tè con Rosanna, dando appuntamento al prossimo ospite. Ciao Valentino, grazie per essere stato con noi. Grazie a te, grazie a tutti e forza Foggia ancora. Forza Foggia.